Okay, everyone, we're gonna start your engines. Okay? Tonight's proceedings will continue in the following fashion. This side and that side. Your side may not be the right side. Siamo qui nell'Istituto Porta per una bellissima iniziativa di Brianza Fighting, un'associazione che è nata, posso dire, anche con il contributo della circoscrizione 1. Io sono molto contento di aver svolto questo ruolo, perché l'associazione che è nata 2 anni fa è giunta ad oggi ad avere circa 100 iscritti. Sarà più preciso Alessio Martino con i numeri esatti delle iscrizioni. Io sono molto contento di averlo aiutato e oggi è la dimostrazione di aver investito in una persona che crede nello sport, lo pratica, cerca di coinvolgere gli altri e ha anche degli importanti valori. La dimostrazione è la presenza qui della presidente di Zero Confini, Antonetta Carabs, che fa tantissime cose per i bambini che attraversano momenti meno fortunati. Anche in questo momento all'ospedale di Monza ce ne sono tanti, lei riesce a strappargli un sorriso, quindi ringraziamo anche lei per tutto quello che fa. Ringrazio Brianza Channel per questa opportunità che ci sta dando, ringrazio Alessio Martino per aver pensato anche a noi, per aver pensato di, attraverso la sua iniziativa di sport, quindi vedo tantissimi giovani e c'è tanta confusione, e ringrazio moltissimo lui per aver pensato a noi, alla nostra associazione, per aver sostenuto con questa iniziativa di sport un'associazione come la nostra che opera a livello nazionale, si occupa di cause sociali. Quindi sono molto felice come presidente di Zero Confini Onlus di essere qui questa sera con questi giovani che comunque sono un po' la speranza del nostro futuro. Grazie mille. The box è una cosa, è uno sport poco conosciuto, nasce come un'arte marziale, quindi è ricca di tanti valori profondi che si trasformano in adrenalina pura sul ring. Noi offriamo a tutti la possibilità di allenarsi, di divertirsi, di dimagrire, di imparare la difesa personale. I nostri corsi sono praticamente dalla mattina alla sera, da lunedì alla domenica compresa. Potete trovare tutte le informazioni sul sito internet brianzafighting.com. Buonasera, io sono un consigliere del direttivo di Abio Brianza, volontario di Abio Brianza, che sta per l'associazione per i bambini in ospedale. Un'associazione che è nata nel 1984 a Monza e si è sviluppata negli anni fino ad essere presente in 5 ospedali da Brianza: Monza, Desio, Carrati Brianza, Vimercate e Cinisello Balsamo. I nostri volontari, circa 600, sono tutti volontari che vengono introdotti all'interno dell'associazione tramite un corso di formazione che si svolge una volta all'anno qui a Monza. Operiamo in 5 ospedali, in 5 ospedali in tutti i reparti dove sono presenti i bambini, e basicamente i nostri volontari si occupano dei bambini dal momento in cui entrano in contatto con la realtà ospedaliera fino al momento insomma, quando vengono dimessi. Cerchiamo di rendere la loro permanenza in ospedale il più possibile divertente, facendoli giocare con quello che abbiamo a disposizione: giocattoli, lavoretti manuali, videogiochi, oppure per i più piccoli magari anche leggendo dei libri o delle favole. Ci occupiamo anche dei loro genitori, magari aiutandoli, dandoli qualche consiglio sul come si possono muovere nell'ospedale, su cosa possono fare e non fare nel reparto, piccoli consigli che magari un volontario conosce, cose di cui il volontario ha conoscenza e un genitore che magari è la prima volta non può sapere.